Cresce anno dopo anno l'impegno delle associazioni che organizzano il Carnevale Nocerino. L'undicesima edizione prevede gustose novità. L'Associazione Uniti per Fosso Imperatore e il Comitato Festa Sant'Anna a Fiano, infatti, per il Carnevale 2015 hanno raddoppiato gli appuntamenti. Non solo il sabato e la domenica prima del martedì di Carnevale con le sfilate dei carri per le strade di Nocera, ma il giorno del martedì grasso, visto l'ok per il gemellaggio con l'Associazione Carnevale Sarnese, ci si sposterà proprio nella città di Sarno, dove i carri nocerini sfileranno a braccetto con quelli sarnesi. L'evento si svolgerà in 3 giornate. Noi partiremo il sabato da San Mauro, via Villanova, Piedimonti, la salita di Chivoli, Rione Palazzine, via Statale Nocerina, via Solimene, via Borgo, via Studi, per concludere a Cicalese la serata del sabato, dove gli amici di Cicalesi stanno organizzando un piccolo evento nella piazza Cicalesi. Il sabato sfilano 2 carri, Fiano e Fosso Imperatore. La domenica mattina si uniscono a noi i carri di Sarno, altri 2 carri, e l'itinerario sarà via Giovanni Pascoli, Cicalesi, via Napoli, via Studi, via Roma. Arrivati a via Barbarulo abbiamo avuto il permesso di stare fermi per qualche oretta per fare un grosso spettacolo su tutto via Barbarulo con i 4 carri e con i ballerini, e proprio in questa occasione invitiamo tutti quanti a partecipare, grandi e piccini, perché la festa del Carnevale è la festa di tutti. Domenica pomeriggio sfiliamo per le strade del Rione, Fosso Imperatore e Fiano, per concludere a Fiano, dove ci sarà la famosa Sagra della Polpetta, preparata dalle massaie, dalle nostre mamme. Martedì, giorno di Carnevale, ci spostiamo nel comune di Sarno, dove i 4 carri sfileranno per il solito percorso che fanno i carri lì. Un ringraziamento agli amici di Sarno che hanno avuto ci hanno dato l'opportunità di fare questo gemellaggio, e un ringraziamento all'amministrazione di Nocera Inferiore, la quale già ci sta dando un grosso supporto per poter fare questa manifestazione.